Che t'hanno rubato? La bicicletta. La bicicletta. E che vuoi che ti dica, figlio mio? Io posso dire solamente quello che vedo. Ascolta bene. O la trovi subito, o non la trovi più. Hai capito? Dunque, venite fuori da una scena recitata, proprio recitata dalla Santona, che dice o la trovi subito o non la trovi più. Questa è una scena prettamente recitata, ossia proviene dalla commedia drammatica. È un abuso, è uno sbaglio mettere nel cinema neorealista delle scene recitate? No, perché io credo che il rapporto umano sia una continua recita. I film, i documentari, i video e anche videodocumenti, specie di opere in parte nuove, credo, come Vita breve di Neftimius. Le dottoresse e i dottori gli avevano detto di non muoversi durante la cobaltoterapia. Lui stava lì, buono, immobile. Si stendeva sul lettino, di fianco, si preparava, senza fretta, senza parole. Lo aggiustavano, prendevano le misure, uscivano e si mettevano accanto a noi, dietro l'obrò da cui potevamo guardare l'operazione. Lui ci guardava per tutto il tempo. Quanto dura? Quanto dura il tempo di una cobaltoterapia? Poi un giorno del 77-8, lui avrà avuto 6-7 anni, nel mezzo dell'operazione mi pare di vedere una lacrima tracimare dalla sua palpebra, indugiare prima e poi calare lentamente, lentissimamente, dal ciglio alla guancia, tonda, trasparente, che non si lasciava distinguere chiaramente. Una sola. Una sola lacrima in 13 anni di cura. Quando poi è uscito fuori dalla blog, la lacrima non c'era più, me l'ero inventata io. Perché gli esseri umani piangono? Per comunicarsi in uno stato d'animo di sofferenza. Per commiserarsi, per farsi commiserare. Eftimius non piangeva. Il dolore fisico lo provava, certo, ma c'erano dei sentimenti, degli stati d'animo che non conosceva, non sapeva odiare, non sapeva invidiare. Odiare? Ma perché? Invidiare chi? Non si faceva sovrastare dal dolore, non sovrastava con le parole, non stravinceva. Non si abbandonava alla sconfitta prima di perdere, non era modesto, non era superbo. I vizi non lo interessavano, non dava lezioni. Forse quella lacrima era salita. Una lacrima può salire. Magari una volta l'ha fatto. Provateci, provate a entrare in una saletta per cobaltoterapia, a sdraiarvi, a aspettare il vostro turno e a guardare. Gli altri, quelli che vi guardano da questa parte, da dietro l'oblò. Sono commoventi, no? Oppure, se volete, andate in giro per il mondo. Entrate in un mercato di Tunisi o in una chiesa di Arezzo. Guardate gli esseri umani che comprano e vendono, che pregano, che si fanno pregare. Sono commoventi, no? Non è un documentario.
come Gabriele e Marco, attore e danzatore. Questi amici, questo attore, questo danzatore, questi due, Gabriele e Marco, un attore e un danzatore. In certi giorni di qualche anno fa vivevano una condizione di grazia, di amicizia appassionata. E io ho deciso di documentare questo, come si documenta un temporale. Sono andato a riprenderli dove facevano delle prove per una performance. Come spiegare ad una persona come nascere gatto, come nascere cane, o come nascere pantera, no? Mi viene in mente, no, questo periodo che stiamo trascorrendo insieme, vivendo l'extra quotidiano, il quotidiano, viviamo una terza realtà, una terza dimensione, in cui almeno io mi sto rendendo conto, con il confronto, che è un'arte che parte dai primordi. È un mosaico fatto di tante piccole caselle. E queste caselle riguardano troppe, troppe sfaccettature, tante, curiose sfaccettature della realtà. Ma appena ti svegli il giorno e apri la finestra e c'è il gatto che miagola sotto la finestra, a come ti svegli, a come ti muovi nel letto, a cosa mangi, al sorriso, al sole. Documentare un fenomeno, un accadimento. Come questa luce grigia che c'è oggi. A volte giro delle opere, scatto delle foto per documentare la luce.
arrivati alla fine di questa lettera, di questo audio video che ho scritto e ti mando come ad un amico, perché solo agli amici si dice ciò che non si riesce a dire a se stessi. È così. In questi giorni di autunno del 2010 ti ho scritto. Sono un uomo in autunno. Non mi dispiace di essere in autunno. Ma non so chiaramente se ho finito di dire, di mostrare qualcosa che riguarda me e gli altri, o c'è qualcos'altro che posso fare, che posso dire di essenziale. E così, tu che hai visto e sentito, fammi sapere. Entri in un sito www.pasqualemisuraca.com. Trovi tutti i film, i documentari, i video che qui ho richiamato in un lampo, in una scena, in un collegamento, in un'associazione. E da una parte c'è un dialogo con l'autore. Fammi sapere.